Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia, Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se inserirete i codici riportati in descrizione riceverete il 5% di sconto. Il primo episodio di questa rubrica è andato bene ogni oltre mia aspettativa e vi ringrazio per aver condiviso con me e la community i vostri mazzi. Come sapete, in questo format viene esaminato un solo mazzo a puntata e questo mi ha costretto ad estrarne uno a caso tra tutti quelli che mi sono stati proposti. Ma non vi preoccupate, se il vostro mazzo non è stato fortunato in questa puntata, potrà avere comunque la possibilità di essere scelto nei prossimi video, visto che farà sempre parte della lista di estrazione, anche in vista di video futuri. Anticipato ciò, vi auguro una buona visione. Signori, ben ritrovati al secondo appuntamento di E mo son mazzi vostri, la rubrica che, a grande richiesta, è tornata a studiare i vostri mazzi per scoprirne i segreti più reconditi. In questo episodio andremo ad analizzare il mazzo propostoci da Yuri Singalis. Con casate, Sanctum, Ombre e Selvaggi, ecco a voi Lazzaro J il piumato. Andiamo a dargli un'occhiata. Il mazzo ci dà subito il benvenuto aprendoci le celestiali porte di casata Sanctum. Ad aspettarci troviamo Onda Purificatrice, che è ottima se giocata assieme a Lord Golgotha, che in precombattimento infligge 3 danni ad ogni vicino della creatura contro la quale sta combattendo. Se l'avversario ha una board molto grande, con creature mediamente resistenti, con l'aiuto di ispirazione si potranno infliggere danni a molte più creature avversarie, massimizzando l'effetto di Onda Purificatrice. Calcolando che se riusciamo a danneggiare 4 creature nemiche e con un pizzico di fortuna riusciamo a danneggiare lievemente anche il nostro Lord, con l'azione dei celestiali riusciremo a portare nella riserva ben 5 ambre al costo, a volte antisinergico, di un danno curato ad ogni creatura danneggiata. Prendendo in considerazione proprio ispirazione, questa azione è ottima e sinergica con tutti i mazzi dove essere presente. Ripristina una creatura amica e te la fa usare. In questo mazzo, creature come Umbra o Folletto della Rugiada possono dare grossi problemi all'avversario, che vedrà la tua riserva crescere sempre di più e nel primo caso anche a danni della sua. Verità abbacinante ha un effetto interessante se l'avversario ha una board esagerata, caratteristica che con War Collide non tarda a presentarsi e può mettere in ginocchio temporaneamente le risorse di gioco dell'avversario. In più dà un'ambra come bonus e questo non è male. Termini di indennizzo? È ottima per tardare la forgiata dell'avversario, soprattutto se la creatura che cattura le 2 ambre si trova vicino al simulacro d'ombra di casa Ombre. In questo caso, riprendere le 2 ambre potrebbe risultare più complesso di quanto sembri. Via dello spirito può andare benissimo se l'avversario ha creature molto grosse in campo e non ti lascia controllo board. Se non saranno protette, avrai la possibilità di restaurare la supremazia di campo con questa carta, sparecchiando la board avversaria, per poi far scendere in gioco i tuoi cavalieri dalle lucenti armature subito dopo. Opere virtuose aggiunge 3 ambre nella tua riserva. Fine. Ma, in sintonia con Seme di Nepente di Casa Selvaggi, ti permetterà di andare in check, magari proprio quando devi forgiare la tua terza chiave. Questo fattore potrebbe scombussolare i piani strategici dell'avversario, che dovrà rielaborare un piano alternativo per non farti vincere il match. Pozione di invulnerabilità entra in sintonia con ogni creatura di questo mazzo. Artefatto a mio parere ottimo, non permette ad abilità come pericolo di distruggere creature con poca forza, ad esempio Umbra, permettendoti in qualsiasi momento di sferrare un attacco ai danni di creature e riserve avversarie. In più, può essere utilizzato perfettamente in combinazione con il trittico Lord, Ispirazione ed Onda, che permetterà a te di guadagnare ambre grazie ai danni inflitti dal Lord nella sua fase di precombattimento, salvando il Lord da eventuali danni da battaglia. Il comandante Remiel è una creatura fondamentale per scatenare sinergie incredibili. Immagina di giocarla in combo con Strega dell'Occhio, Opere e Seme di Nepente. Giochi Opere, guadagni 3 ambre. Sacrifichi Seme, riprendi Opere e la rigiochi, guadagnando altre 3 ambre andando a 6. Raccogli con il comandante, andando a 7, e grazie al suo effetto utilizzi la strega raccogliendo, andando ad 8 e riprendendo nella tua pila degli scarti le opere, che rigiocherai portandoti così ad 11 ambre complessive. Niente male per una creatura con 3 di costituzione. Il Lord lo abbiamo già presentato fin dall'inizio, ma in esso si cela, in maniera palese, anche la capacità di distruggere creature con illusione, che con un attacco diretto non verrebbero distrutte.
In più è utile per distruggere istantaneamente eventuali simulacri avversari, per poi ripristinarlo con ispirazione e procedere alla pulizia a bordo di creature fastidiose che di solito si nascondono dietro l'elusività del loro effetto. Protectrix è uno dei miei sanctum preferiti. Raccoglie e guarisce completamente una creatura. Immagina quanto fastidio possa dare una creatura simile se affiancata al simulacro, o se più semplicemente si appresta a raccogliere per curarlo completamente, magari proprio quando aveva 8 danni sopra. Devastante e fastidiosa anche perché può curare se stessa. Per l'avversario può, il più delle volte, rappresentare una priorità assoluta, toglierla di mezzo il prima possibile. Ultimo, ma non per importanza, abbiamo il Cavaliere Devoto, che deve stare su un fianco per azionare il suo effetto permanente. Un bel cavaliere con 6 di forza più 2 armatura fa paura, soprattutto se questo cavaliere combatte, ma può rappresentare un bel problema anche se si limita a raccogliere, visto che non sarà facile toglierlo di mezzo. Utile ad ogni evenienza. Una bellissima sessione Sanctum, che però pecca un po' di creature, solo 4 su 12, e questo rende lievemente più complesso del previsto attuare le strategie di cui abbiamo parlato sopra. Ma niente di grave, insomma. Gli artefatti e le azioni, invece, wow, si sposano perfettamente con le altre case, e se si subodora area di antisinergia, niente paura, è solo una folata di vento. Sanctum da 7 su 10, e non gli do questo voto soltanto perché sono la mia casata preferita, sia chiaro. Partiamo ora dalle nuvole per tornare sul crogiolo, dove la penombra ci aspetta, addentrandoci nei bassi fondi del nostro amato pianeta, dove ci aspetta la casata ombre. E quale benvenuto migliore se non stringere una bella coppia di mano spettrale? Magia situazionale che se l'avversario ha una sola ambra ci regala 3 ambre, 2 di bonus e 1 da abilità ruba, altrimenti ci regala comunque 2 ambre di bonus, che schifo non fanno di certo. Quindi se la situazione è propizia, ottimo, altrimenti si incassano le ambre e si libera la mano. Se si vuole già da subito dare addosso all'avversario, immaginate di giocare un seme per riprendere dagli scarti una terza volta la mano. Succederà che avrete già dai primi turni 6 ambre che vi permetteranno di andare in check. Niente male per iniziare. Altrimenti si potrebbe giocare in combinazione con Scarica Nervina, che aprirà la strada proprio al suo effetto secondario. E qui torna in gioco ancora una volta il seme, che vi farà concentrare stavolta non sulla mano, ma proprio sulla scarica. Pensate a quante volte non siete riusciti ad innescare entrambi gli effetti di mano spettrale perché l'avversario aveva 3 ambre. Giocando seme potrete riportare in mano la scarica, rubare una seconda ambra e con la mano spettrale potrete ottenere la tanto agognata terza ambra, portando così la vostra riserva a 5 gioielli scintillanti, con l'incentivo di aver danneggiato o addirittura distrutto qualche creatura nemica. Altrimenti c'è sempre il lavoro di routine, che con il suo effetto ruba esponenzialmente a seconda di quante copie di lavoro ci siano nella pila degli scarti. Ottima per scombare con la mano e tutto quello che ci orbita attorno, o semplicemente per danneggiare la riserva avversaria senza troppe pretese. Il piano supremo è perfetto se vuoi liberarti la mano per pescare più carte a fine turno, e va bene in sinergia con qualsiasi carta. Magari la si può utilizzare su giocate morte che stallerebbero la tua strategia. Ad esempio, se si ha una mano con 3 ombre, 2 sanctum ed un selvaggi, il piano supremo lo si potrebbe giocare sul selvaggi per evitare che rimanga quella singola carta in mano a vincolare la giocata successiva. La duplice copia di Carlo il Fantasma aiuta in questo mazzo, che può contare non solo su un artefatto per casa, ma anche su carte ausiliari che ne innescano l'effetto anche più di una volta a turno. Ne parleremo fra poco. L'aspide di Macis fa paura con la sua schermaglia e il suo effetto veleno, che distrugge qualsiasi creatura alla quale faccia danno. In sintonia con il simulacro, questa accoppiata potrebbe davvero creare grossi problemi tra le linee nemiche. Come per l'accoppiata tra le due copie di Umbra e lo stesso simulacro, che permetterà alle prime di innescare il loro effetto combattimento rubando Ambra dalla riserva avversaria. Sezione Ombre davvero interessante. Un bel ladrocinio fatto ad opera d'arte. Anche qui un bel 7 su 10. Ora, dai bassi fondi, addentriamoci nelle fitte foreste dei selvaggi, dove riprendiamo in mano la questione di Carlo il Fantasma, in perfetta sintonia con il seme di Nepente, poliedrico artefatto sempre utile, e le due copie di Rampicanti Afferranti.
Immagina di avere i due Carlo in gioco vicino al simulacro e che nel turno dell'avversario lui non sia riuscito a toglierli di mezzo. Giochi seme e rubi due. Con Rampicante rimetti in mano il seme che viene rigiocato rubando due ancora e portandoti a quattro ambre, per poi essere ripreso in mano dalla seconda copia di Rampicanti che ti permetterà di rigiocarlo rubando ancora due e portandoti a sei ambre rubate più due di bonus dei Rampicanti per un totale di otto ambre in riserva e check. Smarrite nei boschi è perfetta contro creature che hanno un grosso quantitativo di ambre su di esse. Sauriani, Sanctum e Dis sono le prede perfette per questa azione che rimescola creature amiche e nemiche nel mazzo. Ottima in combinazione con la doppia copia di Flaxia, che rimescolate nel mazzo daranno la possibilità di guadagnare ulteriori due ambre se avrai più creature dell'avversario quando verranno ripescate. Parlando di Flaxia, può regalarti un check in combinazione con le due copie di Stregone Cacciatore già dalle fasi iniziali del match. Immagina di avere due Flaxia e due stregoni di prima mano ed iniziare per secondo. Cali uno stregone, poi l'altro e guadagni un'ambra. Più 8 ambre, 4 per l'abilità di Flaxia e 4 per l'abilità dello stregone, per un totale di 9 ambre di secondo turno. Il tuo avversario, come potrebbe prenderla? E se inizio per primo turno, mi starei chiedendo? Beh, in questo caso, una delle aperture più devastanti potrebbe essere Uomo Fungo, che piazzerà una presenza board pari a 11 sul campo. Per concludere questa sezione selvaggi, il Folletto della Rugiada aggiunge due ambre alla nostra riserva e, come già abbiamo detto, può essere utilizzata fuori chiamata da carte come Ispirazione di Casa Sanctum. La Strega dell'Occhio, se sopravvivrà al primo turno, potrà interagire perfettamente con tutta la pila degli scarti, alimentando la tua giocata di forze sempre nuove e fresche, che potranno essere utilizzate più volte in un solo turno. La Strega è una delle carte con più alta precedenza di giocata al fianco del simulacro, per permetterti così di innescare il suo effetto più volte durante la partita. Infine, la Via del Lupo, che ci regala un'ambra e che attaccherei volentieri ad un uomo fungo. Così, tanto per gradire. Sezione selvaggi che risulta piuttosto interessante e che sinergizza bene con le altre due casate presenti nel mazzo. Concluderei con dare anche qui un bel 7 su 10 pieno. Quindi ricapitolando, questo mazzo è un synergy che permette alle tre casate di comunicare liberamente tra di loro grazie a carte chiave che innescano combinazioni incredibili. Le abilità Omni e la capacità di creature di proteggere alleati, per non tacere del fatto che in diverse occasioni si può recuperare materiale dalla pila degli scarti, ne evidenzia la sua natura. Per il formato di gioco, questo mazzo se la può battere tranquillamente in tornei minori come lo Store Championship, fino a competere in tornei molto più grandi come il Voltour. Magari non ci si riuscirà ad arrivare in top, ma tentar non nuoce. Quindi massima aspirazione, direi Volt. Concludendo, la valutazione generale di questo mazzo è di 7 su 10. Un mazzo che va giocato molto per farlo rendere al meglio e capirne anche le più piccole meccaniche, e che diverte e fa divertire. Siamo arrivati alla conclusione dell'analisi di questo mazzo. Se avete dei mazzi che volete far partecipare a questo format, lasciate nei commenti il link che potrete copiare ed incollare dal Master Vault. Mi auguro che il video sia stato di vostro gradimento e che l'analisi sia stata d'aiuto. E mi farebbe piacere se voi lo condivideste con amici che hanno la vostra stessa passione per questo gioco fantastico. Non dimenticate di lasciare anche un like o lasciare un commento, oltre che con il vostro mazzo, con un'opinione su come migliorare. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!